disattiva i cilindri per risparmiare carburante, chi invece, come nel caso di Infiniti, riesce a variare il rapporto di compressione. Già, avete capito bene, quello che vedete qui davanti è il primo motore di serie con la possibilità di variare il rapporto di compressione durante la marcia. E si riesce a passare da un rapporto volumetrico pari ad 8 a 1 fino a un massimo di 14 a 1. Il tutto grazie a questo sistema che si chiama Harmonic Drive, che in base alle necessità del pilota agisce su un attuatore collegato all'albero di controllo e che gestisce appunto la variazione del rapporto di compressione. Beh, è interessante perché probabilmente lo vedremo sulla QX50 prossima futura. Non è tutto però qui allo stand Infiniti, perché se mi seguite vedrete anche un SUV, eccolo qua, di questa colorazione opaca, sembra quasi la vernice di uno stealth invisibile. Beh, questo prefigura il nuovo SUV della casa giapponese, e chiaramente non saranno proprio queste le forme che andranno in produzione, ma comunque rappresenta una base di partenza. Beh, in effetti, che dire, a me non dispiace, perché è veramente molto 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 aggressivo nelle forme. Poi c'è questa calandra tridimensionale, come vuole la moda del momento, che sembra quasi proprio fuoriuscire dal muso dell'auto. E poi sottilissimi questi fanali, ovviamente con tecnologia full LED, quindi indicatore di direzione, anabbaglianti, abbaglianti e compagnia bella, tutto full LED. Mi è piaciuta molto la linea di questa SUV di grosse dimensioni, perché sembra quasi una coupé. C'è questa linea che attraversa la fiancata nerboruta e che poi, come dire, regala alla coda una compattezza veramente quasi da vettura sportiva. La coda è rastremata, è corta, e poi mette bene in mostra i due grossi tubi di scarico incernierati in queste due cornici cromate. Insomma, la QX Sport Inspiration ha da dire la sua qui al Salone di Parigi, anche, e non possiamo aprirla ma ve lo facciamo vedere, per quanto riguarda gli interni. Purtroppo non si può aprire perché, scusate, guardate. Molto bello il volantino piccolo, non so se riuscite a vedere come me attraverso il vetro. Molto bello il volantino piccolo, tagliato sotto, molto sportivo. E poi la strumentazione, completamente digitale, un po' in stile Audi con il Virtua Cockpit. E poi il grande display sulla plancia per tutti i sistemi infotainment e di navigatore. Poi molto bella... Ah, oh ragazzi, grazie. Eccoci, io mi siedo. Oh! No. Sorry, don't touch, no, va bene, non ci fanno sedere, comunque va bene, era troppo forte la tentazione. La potete vedere? Guardate come sono particolari i sedili, che hanno una struttura unica, e poi questo cuscino e il poggiatesta sono molto anatomici. Vabbè ragazzi, chiaramente un SUV, basta di vedere che al posto dei tappetini c'è praticamente un rivestimento di pelle, per cui... Però, grosso modo, è questa la direzione che prenderà Infiniti con il prossimo SUV. Per me è un pollice in su. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti. Diteci la vostra.